Siamo lodati Gesù e Maria. Siamo giunti alla quinta domenica di Pasqua. Queste brevi ma intense letture contengono due o tre spunti di riflessione molto importanti su cui è bene brevemente convergere la nostra odierna attenzione. Allora, la prima lettura ci narra di San Paolo e San Barnaba che, tornati a fare un piccolo, diciamo così, briefing, santo briefing nella comunità da cui erano partiti, e prima fanno un'esortazione e vedremo adesso in che cosa consiste, e poi si rallegrano del fatto che il Signore li aveva benedetto per la loro missione apostolica, aprendo anche le porte dei pagani e della loro conversione. Nell'esortazione dicono queste parole: state saldi nella fede, perché dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Questo è il primo spunto. Il secondo, perché sono proprio la seconda lettura ci mostra la Gerusalemme nuova, quella a cui tutti siamo chiamati. Noi stiamo vivendo il tempo di Pasqua. Il tempo di Pasqua è l'immagine del paradiso, è ciò che ci ricorda che noi qui sul pianeta Terra, io lo dico sempre ai miei ragazzi del catechismo, anche se sono molto giovani, non ci pensano, qui ci possiamo stare 80 anni fuori Sermoneta, perché a Sermoneta 90, 95, 100, qui c'è un'età abbastanza longeva, 110, d'accordo, 110 anni. Solo che c'è un problema che non è un problema, è una cosa bella. Anche se passiamo per sorella la morte corporale, noi non moriremo mai, mai. E dobbiamo assolutamente porci la domanda di cosa c'è dopo sorella morte corporale. C'è il nulla o c'è qualcosa? E se c'è qualcosa, cosa è? È qualcosa di bello o è qualcosa di brutto? O è tutti e due? E come si arriva a quel qualcosa di bello se c'è? Allora, la seconda lettura ci dice: guardate che bella la Gerusalemme nuova, le cui porte ce l'ha aperte il nostro Signore crocifisso e risorto. Dice: la dimora di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro. La visione beatifica, la presenza ininterrotta di Dio che contiene tutte le gioie e tutte le felicità possibili e immaginabili. Egli sarà il loro Dio, il Dio con loro. E poi, attenzione, asciugherà ogni lacrima dei loro occhi. Non vi sarà più morte, né lutto né affanno, perché le cose di prima sono passate. Allora capite proprio come sono speculari prima e seconda lettura. Per entrare nel regno di Dio occorre passare attraverso molte tribolazioni, ma una volta che il regno di Dio sarà compiuto, è tutto finito. Si aprono le porte della felicità senza fine. Allora, in realtà queste due letture, in maniera splendida, ci fanno vedere le due facce del mistero pasquale. Come sapete, no? C'è la Quaresima e c'è il tempo di Pasqua. C'è il Venerdì Santo e c'è la Domenica di Pasqua. Queste due realtà sono indisgiungibili l'uno dall'altro, anche se a noi, evidentemente, ed è umanamente comprensibile, ci piacerebbe di più ci fosse soltanto il tempo di Pasqua e il tempo del piacere e del godimento senza passare attraverso la prova. Così non è. Allora, perché molte tribolazioni per entrare nel regno di Dio? Perché questa terra la chiamiamo nella Salvo Regina una valle di lacrime, ci sono delle inevitabili prove della vita, ma c'è anche quella cosa che a noi è un pochino più e che ci collega adesso al Vangelo, che consiste in questo: ci sono delle difficoltà inerenti alla vita cristiana. Anche questa è una cosa che cerco di spiegare in termini comprensibili da giovani e adulti. Allora noi dobbiamo pensare a una cosa, come diceva il buon San Francesco: la via del bene è difficile da compiersi. Poi, una volta che tu l'hai compiuta, senti la gioia e la pace nel cuore. Quando noi dobbiamo rinunciare a qualche cattiva abitudine, a qualche vizio, a qualche peccato gradevole, ci costa, perché ci sembra di perdere qualcosa. Tu lo fai e poi stai bene. Però capite, c'è una difficoltà superata la quale si sta bene, però non tutti hanno la forza di superare la difficoltà. La via del male è il contrario, perché non c'è nessuna difficoltà a percorrerla, quindi è facilissimo, non c'è nessuna sofferenza per cui devi passare, basta semplicemente che assecondi tutto quello che ti passa per la testa, poi però stai male,
Tante persone di oggi dicono sto male. Dobbiamo chiederci perché sto male. Ecco, perché la via del male, ripeto, è facilissima da percorrere. I maestri di spirito dicono la via che porta alla perdizione è in discesa, tranquillissima, senza nessun ostacolo, rastricata di rose, di fiori, di ogni apparente balocco. Ecco, poi però dietro quella discesa c'è il precipizio, tu non la vedi, c'è il burrone. Invece la via che porta al cielo è un po' come quella delle nostre montagne qui, a Semprevisa, quindi è un po', è una erta dove a qualche tratto c'è qualche seria difficoltà, si fa fatica, ecco, però sulla cima c'è aria pura, d'accordo? Aria celeste, aria di cielo. Quindi la Chiesa nella sua sapienza ci fa vivere in questi due tempi liturgici questa realtà che deve diventare con la nostra vita. In particolare, ora ci fermiamo, sul cuore del Vangelo, il comandamento nuovo di Gesù. Amatevi gli uni gli altri come io amo voi. Attenzione al contesto in cui Gesù dice queste parole. Il Vangelo comincia così. Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: il figlio è stato glorificato e vi do un comandamento nuovo. Ora, Giuda, chi era Giuda? E cosa ha fatto Gesù nei confronti di Giuda? Non c'è bisogno di commento, no? Giuda è colui che ha tradito Gesù, e nella maniera più brutta e più balorda che si potesse concepire e immaginare. Gesù ce l'ha avuto Giuda a fianco con lui per 3 anni, è vissuto con lui, gli ha dato la sua parola, ha fatto l'ultima cena, lo aveva appena ordinato vescovo insieme agli altri apostoli, gli aveva dato la comunione. Sapete che Giuda ha fatto la comunione nell'ultima cena, eh? Quindi capite? Non solo, Gesù si era messo ai piedi di Giuda come degli altri apostoli, quasi supplicandolo: per favore, fatti volere bene, non andare a rovinarti da solo. Giuda resiste fino alla fine, esce, e Gesù sapeva benissimo che stava uscendo per andare a chiamare le guardie che sarebbero andate a Getsemani a prenderlo. È in questo contesto che dice: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Che cosa sta dicendo indirettamente? È facile amare uno come Giuda? O no? È facile mettersi ai piedi del tuo traditore, lavarglieli, piangerci sopra e dargli fiducia, capito? Perché prima che uscisse l'ha ordinato vescovo. È una cosa facile? Non credo. Capite? Però Gesù, come tutti i buoni maestri, non dice armiamoci e partite. Capito? Prima lo fa e poi lo insegna. Anzi dice: questo è l'esempio che io vi ho dato, fate come me. E attenzione, questo comandamento è così importante. Questa è un'altra bella domanda. Qual è il segno distintivo dei cristiani? Che andiamo a messa tutte le domeniche? No, anche se è importante andare a messa tutte le domeniche. Che diciamo il rosario tutti i giorni? Oggi è il mese di maggio, per carità, io morirei se non dico il rosario. Ma non è quello il distintivo del cristiano. Perché tutte queste cose stanno in rapporto di mezzo a fine. Perché se io vado a messa pure tutti i giorni e sono un diavolo, vomito veleno a destra e a manca, sparlo male di tutti, non sono capace di perdonare neanche una piccola cosa, mi offendo alla prima difficoltà, nutro rancori, inimicizie, malesseri, semino zizzania, ma chi mi vede? Se quello è discepolo di Gesù, se quello è discepolo di Gesù divento scintoista, capite? San Paolo dice nelle sue lettere, rimproverando alcune comunità cristiane proprio non esemplare, sapete cosa dice? Per colpa vostra il nome di Dio è bestemmiato tra i pagani. È terrificante questa frase di San Paolo. Non avvenga, capite? Cioè, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Amarsi non è che è chissà cosa. Il modo con cui ci rapportiamo nei confronti del prossimo, il rispetto, il garbo, la delicatezza. La Madonna Fatima, alla piccola Giacinta, gli disse una volta queste testuali parole. Giacinta sono stati canonizzati da Papa Francesco, penso che lo ricorderete, in occasione del centenario beatificati dell'apparizione di Fatima. La Madonna disse a Giacinta: non parlare mai male di nessuno e per nessun motivo, e fuggi chiunque dice male. Questa è una forma d'amore importante. Il Papa
tante volte, che conosce bene certi ambienti anche di chiesa, ha parlato di questo e chiama la maldicenza il terrorismo delle chiacchiere, perché tu prendi una smitragliata vigliacca, tra l'altro, perché quando parli male dietro di qualcuno, quel qualcuno non sa che tu hai parlato male di lui e non si può neanche difendere. Sapete l'aneddoto, concludo, perché ci sarebbe molto da dire, ma è meglio concludere. Lo conoscete l'aneddoto di San Filippo Neri? C'era un chiacchierone, uno che si è andato a confessare il peccato di maldicenza. La sapete? Allora, come penitenza, gli compri una bella gallina, poi la spegni, gli togli tutte quante le penne, poi va a fare una passeggiata per Roma e cominci a spargere le penne in giro per tutta Roma. Poi ritorni. Dice, ma questo sarà, capite, i santi a volte sono un po' strani. E questo però lo fa, via sta gallina, gli eleva tutte quante le penne e le sparge in giro per tutta Roma. A ritorna e gli dice, bene, adesso come penitenza, mo ti assolvo, però come penitenza, a tutti vanno in giro per tutta Roma, a riprendere tutte quante le penne e le riappiccichi tutti quanti. E quello dice, e come faccio? Questo è il frutto delle chiacchiere che tu fai, perché tu spegni viva una persona, e poi una chiacchiera, se parte una chiacchiera, perché se io parlo con Tizio male di Caio, Caio parla male con Sempronio, e Sempronio parla male con... L'avete mai fatto il giochetto dei bambini, no? Quando una chiacchiera comincia a girare, c'è un giochetto che fa con i ragazzi, no? Che se fa un cerchio, si dice all'orecchio una parola, per esempio Andrea alla fine ritorna all'origine, che è diventato, se va bene, armata, d'accordo? Se va bene, ma potrebbe anche pure essere diventato Nicola. Capite che cos'è il terrorismo delle altro che amatevi gli uni gli altri come io vi amate, capite? Il fuoco va spento. Questo è soltanto uno dei tantissimi esempi, non è che ci vuole un granché, ecco, però su questo dobbiamo convertirci tutti quanti. Questa parola dobbiamo ricordarcela bene. Siamo discepoli credibili di Gesù se dalla nostra persona trasuda amore verso il prossimo, e questo trasuderà se la nostra unione con Gesù e con Maria è autentica. Perché andare a messa tutti i giorni non basta, ma se vado a messa bene tutti i giorni, così come se dico il rosario bene tutti i giorni, sicuramente sarà molto più facile che amerò il mio prossimo con gli stessi cuori di Gesù e di Maria. Siano lodati Gesù e Maria.